Inizia a avere problemi, problemi, problemi. Ta-da! Salve a tutti, friends, al vostro super corris. Ta-da! Una delle mie piste preferite, ovvero Barcellona. Pista che mi piace da guidare sia con le macchine, ma forse con le moto mi piace ancora di più. Tra l'altro, la prossima pista della Formula 1. Ho fatto una qualifica poderosa, poderosa. Adesso lo vedrete. Sono riuscito a fare un giro eccezionale, ma ho fatto il miglior tempo in tutte le sessioni di prove, perché questa è proprio la pista mia che mi piace, quindi siamo riusciti a fare qualcosa di incredibile. 4 decimi di vantaggio al secondo, che è Bastianini. Quindi Super Corris parte al volo. Ragazzi, vi ricordo che fra pochi giorni esce il nuovo MotoGP 23, quindi probabilmente riusciremo a fare un'altra barra due gare, poi ci fermiamo, anche se la carriera non è finita, perché ci buttiamo subito sul nuovo MotoGP, che non ho grandi pretese. Perché secondo me sarà molto simile a questo. Però comunque lo facciamo, lo giochiamo, ci divertiamo, perché MotoGP è un bel gioco. A me piace, per quanto poi non sia questa evoluzione eccezionale, alla fin fine ci fa divertire sempre. Quindi queste sono le mie scelte. Media all'anteriore, hard al posteriore. Cerchiamo di fare una gara decorosa e di portare a casa perlomeno un podio. Non dico la vittoria, perché poi noi degradiamo molto le gomme. Anche perché evidentemente ho lavorato poco sulla moto e non ho fatto tutti questi sviluppi, sapendo che non finivamo il mondiale. Come al solito vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram delle offerte Super Corris, offerte Amazon, dove c'è la prevendita di MotoGP. Vi ricordo, lo ordinate ora e lo pagate il giorno prima dell'uscita del gioco. C'è Fruit Lab, c'è il canale Viola dove questa sera torneremo in live, c'è il canale Telegram ufficiale Super Corris 84 per le news in anteprima, i sondaggi con cui vi chiedo cosa volete vedere sui miei canali, c'è la mia raccolta fondi, ragazzi, Super Corris and Friends. Se volete aiutare Super Corris a raccogliere fondi da donare in beneficenza, trovate il link in descrizione e vi ringrazierò. Partiamo, andiamoci a divertire subito con questa gara eccezionale e cerchiamo di fare davvero una prestazione degna di essere ricordata. Partiamo, Franz. Di Catalogna, le luci del semaforo sono accese, appena si... Si parte, Franz. Ah, oh, parte bene Corris. Ah! Ecco l'intelligenza artificiale, guarda il rincoglionito là. Ci prende Millerone. Però io non ho fatto più gli sviluppi sulla moto, perché sapevo che non finivo la carriera e la moto è diventata un po' instabile. Mangia le gomme in curva, come vedete. Viaggia un po'. Ah, oh, scappa subito Corris, inseguito dalle Ducati. Qua la fuga potrebbe essere un'ottima tattica. Che noi sicuramente caleremo di gomma alla fine. Abbiamo un'usura molto più accentuata degli altri, quindi dobbiamo cercare di sfruttare i primi giri di fuga. Con l'Aprilona super. Ah, oh, quanto guadagna Corris. Dietro stanno lottando, si ostacolano le Ducati e Corris scappa. Sulle piste che mi piacciono voglio... Siamo forti. Però il problema è che adesso io sono sicuro che le gomme ci lasciano. Guarda com'è diventata arancione. Secondi, vola super.
ragazzi, vuole andare a prendere la vittoria. Non mi ricordo se abbiamo già vinto quest'anno in aprile. Ma facciamo finta di no. Si vuole prendere la vittoria. No! Si incapretta la moto. Guadagna super. Io ho sempre paura che la moto si inizia a perdere. Miller e Bagnaia, guardate come stanno lottando. E Corris ne usufruisce. Ah, largo. Ah. Questa è la pista nostra, dai, corra. Ora vedo la gomma posteriore già abbastanza in fase di consumazione o consumamento, che dir si voglia. Spinge Corris. Dai, dai, dai! Questa non ce la leva nessuno, sta vittoria. Solo le gomme ce la possono levare. Vai, super, vai! Perde Corris, ragazzi, c'ho paura del crollo delle gomme, che accade sempre con l'Aprilia. Questo è il layout che vecchio, che è tornato sia in MotoGP che stanno tornando in Formula 1, quindi non ci sarà più quella chicane pallosa. Guadagna Corris. Ma dietro sono troppo in bagarre. Usufruisce del cordolo Corris senza paura. Non siamo su Formula 1 22. Beh, ragazzo, guida bene. Si vede che la pista mi piace, la conosco bene. Oh, largo Corris, piccolo largo. Ma va bene, va bene. Ci abbiamo un vantaggio enorme. Metà gara. Miller e Bagnaia e Spargaro addirittura terzo. Compagno di squadra di Corris. Aprilia sugli scudi. Secondo addirittura Paul. Sì, Paul, Alexi. Ah, niente, largo, raga, vedi? Già inizia a avere problemi di gomme, guarda qua. Già ho perso molta manovrabilità della moto, va. Perde tanto Corris, 2-8. Inizia a avere problemi, problemi, problemi. Caduto qualcuno. Chi è? Non ci dice chi. Corris non sta guadagnando più.
Anzi, probabilmente adesso inizieremo a perdere gradualmente. Larghissimo, niente ragazzi, vedo, non riesco più a fare manco i cambi di direzione. Porca troia Eva. Stanno a crollare le gomme. Cerca di resistere, corri, se reagisce un po'. Perde ancora. First time. Secondo e 4 da gestire all'ultimo giro per Super. Oh, 9 decimi. Crollano le gomme di Corris, ma anche degli altri. Guardate quanti ne cadono. Binder terzo addirittura. Le Ducati escono dai radar. Corris con Espargaro, compagno di squadra. Nessuno dei due vuole cedere. Larghissimo Corris. Si pianta con tutti e due i freni in mano. Ormai è battaglia. Ormai è battaglia. Deve resistere in queste ultime curve, Corris. Molti cadono. Binder passa Spargarò. Va a vincere Super. Supremacy. Va a vincere Super. Yebba. Great victory per Super Corris, che vince 8 decimi di vantaggio su Binder. Fa la tattica giusta, raga. Sapevamo che dovevo scappare perché alla fine ci crollavano le gomme. Andiamo a vedere in classifica. Si porta al quarto posto Corris, a solo meno 3 da Bagnaia e a meno 35 punti da Bastianini. Nella classifica team, prima l'Aprilia, che sorpassa tutti, 174 punti. Nella classifica costruttori siamo terzi, molto distaccati dalla Ducati, ma la Yamaha non è lontana. Andiamoci a vedere il podio, dai. Yebba! You win! Come direbbe Superstar Soccer International. You win! Yeah! Contentissimo! Molto felice di vincere. Eva, i miei piccoli. Vince Corris, che si prepara al nuovo MotoGP, al nuovo Formula, al nuovo MotoGP. Che già abbiamo acquistato, arriverà come sempre in anteprima, vaglio, e si riparte subito. Grande vittoria di Super Corris, che va sul podio con Ciccio Pasticcio, il nostro ingegnere di pista. Guarda questa Ciccio, va. Ed ecco Corris, che guarda la ragazza bene e poi sale sul palco. Con Binder, con Espargaro, guardalo, guardalo Alex come stringe la mano a Corris, guarda Binder, vai, Corris festeggia, ciao, aglia!